Voglio andare adesso a tracciare un punto. Ovviamente questo file potrà essere stato lavorato, piuttosto che posso averlo aperto nel mio topografo, nel mio CAD, posso aver aggiunto dei punti, posso aver reimportato il file e vado adesso ad effettuare l'operazione di tracciamento di picchettamento. Per tracciare un punto, clicco traccia punto, mi chiede come voglio selezionare il punto che voglio tracciare, dal libretto oppure dal CAD. Io lo faccio dal CAD per avere Scusate, lo faccio dal libretto per avere un po' più di comodità, quindi prendo proprio il primo punto che abbiamo battuto, il 100, e confermo. Ecco, adesso la mia antenna diventa un navigatore, quindi la cosa che devo fare è andare a orientare la freccetta sulla la punta della nostra freccia sulla linea tratteggiata e mi condurrà sul punto che voglio tracciare. Continuo ad andare avanti. Non sentite la voce che parla perché sto registrando il video con i miei auricolari, quindi sento la voce all'interno dell'auricolare. Ecco, una cosa interessante da vedere è che nel momento in cui io vado a ruotare sul mio dispositivo, quindi in questo caso il mio smartphone, in una modalità landscape, quindi ce l'ho orizzontale. Ho un po' più di area per vedere che cosa mi mostrerà il mio software. Ecco che T-Pad, al momento in cui io vado, mi sto avvicinando al punto che devo tracciare, cerco di orientarmi sulla freccia. Quando arrivo nel metro dove si può trovare il punto, mi compare una schermata differente. Eccola qui, vedete, mi compare questa schermata. Adesso sposto un po' con il dito di là, mi compare la schermata che mi dà proprio la precisione del mio punto. Cosa posso fare? Io adesso lo utilizzo di nuovo in modalità verticale che mi è un po' più comoda. Eccola qui. Cosa posso fare? Allora, anzitutto mi dice dove si trova il nord rispetto alla mia posizione. Io ce l'ho adesso sulla mia sinistra, quindi ruoto la mia antenna, quindi ruoto la mia il mio la mia asta, in modo da avere il nord di fronte. Perché ho il nord di fronte? Perché in questo modo sarà molto più semplice raggiungere il punto. Ok, quindi R è il mio ricevitore, P è il punto sul quale devo andare. Con il nord di fronte, io ho i comandi corretti, cioè avanti risulta essere avanti, destra risulta essere destra, sinistra sinistra e così via. Ecco, così mi è più semplice andarmi a posizionare sul punto che devo raggiungere. Eccomi qua, fa un beep che ho sentito sempre nel mio microfono. Una volta che sono sul punto, vado semplicemente in bolla. Eccomi qua in bolla e do conferma. A questo punto viene tracciato il punto che ho selezionato. Eccolo qua, tracciamento punto completato. Se volessi vedere anche un rapportino, semplicemente qui in alto, clicco su questo foglio, mi dà il rapportino di tracciamento che io ho eseguito. Eccolo qua con le coordinate cartesiane reali tracciate e quelle reali che ho ritracciato. Chiudo e sono pronto eventualmente per andare a tracciare il prossimo punto.